a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di WWE 2K19 di The Abusive Game. E lettori e lettrici di The Abusive Game e di 2K19. Qui è l'artefice Jack in compagnia. Lo specialista, Michel. Dell'eremita, Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo JMP, ditelo noi, 2.0. Post... Double or nothing. Parliamo. Così, però prima classifica. E gli ECG questa settimana? Niente? Festa, grazie a Dio, se no non sarei neanche qui. Questa volta. La classifica del titolo noi invece a quanto 21 ammonta? 21 punti con ancora la carta elemento boomerang ancora per il buon Jack. Porco. Esatto, che posso utilizzarla. 8 oggi. Punti per me. Che stasera ho la possibilità di scegliere un'ulteriore opportunità. 4 punti la macchina che ha già mandato a Ramengo ai tempi che furono la sua opportunità. E 0 punti per me, signori! Applauso! Allora, a tutti, è no. Quasi finito maggio e tu sei a 0 punti. È quasi finito il torneo e finisco a 0. Vuoi ricordare l'appuntamento importantissimo di questo weekend? Assolutamente sì, approfittiamo per dirvi il calendario della settimana che oltre alla puntata di oggi vi rimanda a seguirci domenica nel primo pomeriggio perché finalmente ci sarà la seconda puntata della seconda stagione di SmackDown vs. Raw 2008 e vi lanciamo già l'incipit della puntata, sì. Come puntata non è proprio perché quella là non era proprio una puntata di però lo una era. Presentazione la... cioè ci sarà la scelta dei commenti poi faccio la un po' dei roster. La scelta dei roster stavo leggendo lì i commenti sta a voi decidere con un commento se la puntata dell'altra volta era la puntata 0 o se questa sì era la puntata 0 dai però allora comunque a la GMO inizia proprio questa settimana con la scelta dei roster. E come poi sceglieremo i roster? Lo spiegheremo appunto seguiteci domenica. Domenica non perdete assolutamente. Io adesso, perché io voi lo sapete già, io no. Questa settimana ho fatto due domande sul nostro canale YouTube, come si dice, due sondaggi e poi li andremo a leggere. Commento fortunato di oggi. Generatore randomico di commenti premia Marco Medio, il quale ci chiede. Contente Medio. Sting 99 contro Kurt Angle contro AJ Styles da TNA contro Samoa Joe TNA titolo WCW Championship titolo TNA no appunto Arena Extreme Rules non impact qui dobbiamo vedere se riusciamo a trovare nella creazione community la tenuta TNA di AJ Styles e Samoa Joe. Oh, se ci sono, se l'utente medio ha chiesto, potiamo. Possiamo mettere anche quelli dell'All Elite, che c'è tanta roba da parlare. Ecco, siccome continua a citare All Elite, dopo Pepino avrà l'onore di commentare due match qualsiasi caso. Di Double or Nothing, i migliori che ha visto. No, gli unici due che ho visto. ma non dirlo. No, poi lo dirò anche agli altri che guarderò anche tutto il pay per view perché sinceramente mi ha colpito e devo dire che comincia ad attirarmi questa All Elite. Ho visto solo questi due match ma vuoi quantomeno dire quali due match hai visto? Ah beh, quello di Kenny Omega e Jericho, bellissimo, prima volta che vedo Kenny Omega a lottare. Meglio, vabbè, ma proprio anche come persona sì, secondo sì, me in questo match non mi è sembrato granché, però è stato un bel match. Non ha fatto tantissimo Omega, però ha fatto dei bei spot li ha fatti e poi ho visto tanta roba ai fratelli Rhodes, Cody e mi viene sempre da dire Goldust, Dustin che in questo caso è The American Nightmare. Bellissimo anche lì, cioè, siamo tornati ai tempi dei match duri, crudi, facciamo, con sangue dappertutto, spietati, però belli, mosse belle, un bel lottato, tutto poco soffia e guarda, molto lottato.
Poi per me e Pepino, che siamo sempre i nostalgici della situazione, sì, ci hanno riesumato niente po' di meno che Earl Hebner come arbitro e Jim Ross, al commento. Tanta roba, ragazzi. Poi c'è da dire che nel finale di Show si è visto anche un altro personaggio. Già, esattamente. Quando pareva che si fosse tutto concluso con la vittoria di Jericho. Jericho ai danni di Omega. Mentre Jericho diceva di voler diventare il primo campione della WWE. Sì, diciamo che da quanto ci è dato capire era l'ill della situazione, e stava, oltre che secondo me insultando il pubblico, stava dicendo che avrebbe vinto a destra e a manca in quella dell'All Elite. E lì si presenta un personaggio di nostra vecchia conoscenza, alquanto bello, carico e rinvigorito rispetto a quando lo vedevamo di qua in WWE. Quindi, Dean Ambrose, ovvero... mi pare capire che non era una storyline quella di Dean Ambrose. No. Il buon Dean Ambrose è sotto nei ora, panni, ora panni. Tornato ad essere John Moxley, l'altrettanto conosciuto John Moxley. Bello, mi piace come personaggio. Come ai tempi della Combat Zone Wrestling. E diciamo che è sempre lui, praticamente è vestito uguale, fa le stesse mosse, però è lui, ma si chiama John Moxley. Però è meglio di qua che di là. Poi ho visto, ma non lo so, ho visto, aspetta, so, quello che ho visto mi piace, va bene, cosa hai visto? Poi c'è stato, ci sono stati, cioè, poi già solo pensare che la WWE Wrestling ha come main event di Ambrose, dove sì, cazzo vuoi che vada, vabbè. Oh, poi ci sono stati dei piccoli attacchi indiretti alla WWE. Sì, che secondo me potevano tipo benissimo Cody evitare. Cody Rhodes che distrugge il trono. Aspettiamo un attimo a concludere la nostra recensione, diciamo, di Double or Nothing. Recensione di due match. No, di due match. Devo scegliere. Esatto, perché è arrivato il momento. Aspetta, è arrivato il momento del match, appunto. E non abbiamo mi capite, no? DNA. Quindi abbiamo, beh, Dio, ne abbiamo un Fatal 4-Way normale, come ha detto l'amico, con il titolo WCW e l'arena. Mettiamo l'arena, allora aspettate, opzioni match, Impact, arena, non era, non è Impact infatti, ma è, non credo che si riesca a trovare Impact, già dimenticato. Impact? Non è Impact, è Extreme Rules infatti, Impact, l'arena, l'ho detto io, perché siccome tutto TNA non dice l'anno, noi mettiamo questa. Slancio, mettiamo normale. Ho cambiato la difficoltà in leggenda, vediamo se qualcosa cambierà. Quindi AJ Styles e Sting sono quotati un punto, Samoa Joe 3 e Kurt Angle 2 punti. Oggi Michelle ha la possibilità di utilizzare l'opportunità e ha deciso di utilizzarla. Naturalmente. Io ricordo che ciò... Aspetta, prendi tutto il coso. Io ricordo che c'ho la carta boomerang. Io vi ricordo che ogni volta diminuiscono, perché noi non le rimettiamo dentro. Potrò utilizzarla, però io stavo aspettando che Peppino avesse la sua opportunità per usare la carta boomerang, e credo che farò proprio così. Così è contento. Così non si lamenta. Così impara, esatto. Vai. Io scelgo questo. Mi raccomando, Cos'è sta roba? Credo che sia una carta che terrò con me. Bene. E che mi favorirà. E che mi favorirà a tempo debito. Perché, signore e signore, io ho scelto la carta Matrioska. È tanta roba la questa. La carta Matrioska sta a significare: puoi pronosticare 7 superstars nel Royal Rumble match. Di solito, per forza che da tenere. Di solito noi ne abbiamo 5 ciascheduno. Avrò due opportunità in più. Questa carta mi piace assai. Esatto, ricordiamo anche che la Royal Rumble si terrà tra un mesetto circa. Ricordiamo che sarà il penultimo GMP di Trono 2.0 dei tre mesi. Che vedrete la mia reaction. E io già adesso vi dico che nel match della Royal Rumble Pepino sarà comunque ancora a zero. E da lì risalirò. Fatto ciò, Peppino, devi prendere l'urna con i numerini. Perché ancora c'è quella? È tornata, l'ha sì. L'ha fatta fare ancora quella? Vediamo.
tornato è... Allora qua, è l'uno questo. Sì. Sono tornato a ripescare l'uno. Dai che forse mi si riaccende una speranza. Signori, è uno. Signori, è tre. Ritorna. È due, senza aprirlo. Aveva. Ritorna e la botta di culo, eh. Vediamo se sarà la volta buona. Allora, diciamo. Quindi, tre. Tre chi? Uno. Di nomi, tre e no, uno. No, scusate, ho sbagliato. Due, uno, due, uno, tre, tre, uno. I nomi? Due, due, uno, tre, uno. Ah, ok, due, uno, tre, uno. Due, uno, tre, uno. AJ giusto, Styles. L'avrei scelto anch'io. Anch'io avrei scelto. No, vedi che adesso ricomincia la mia rimonta. AJ Styles. Da qui. Io ragazzi, io tanto non ho più paura di niente. Ma è di Samoa, dai. E quindi dico Samoa Joe. Mettiamo il titolo in palio. Seleziona titolo. Ecco, adesso manca solo che no, tu non hai c'è il titolo. Realmente l'Alzheimer, però. È il WCW Championship. Ok. ragazzi, per essere sicuro, dovrebbe essere no. Questo. Oh, every way. È questo. Io direi di sì. Anche quello là. No, quello là non è WCW. Ok, quindi il Fatal 4-Way inizia. E Pepino può concludere la recensione di Double or Nothing. Dove era arrivato? Era arrivato John Moxley. John Moxley? Ok, che stavo dicendo mi piaceva sta roba. Ecco, io tendo a fare una piccolissima critica. È arrivato dalle scale John Moxley, non si è presentato, ma Jim Ross l'ha chiamato John Moxley. Non so, perché lì lo conosco. Non so come così. Potesse saperlo, però va bene. Perché è un vecchio amico di... Un dettaglio. Oh, è stato bello anche il finale di match di dei fratelli Rhodes, perché in teoria doveva essere il match di ritiro per Goldust, che continuo a chiamarlo così perché non mi viene Dustin, il vecchio insomma, doveva essere il suo match di ritiro. Quando poi ha finito, non sto lì a descrivervi tutto perché c'era tutto un mare di sangue dappertutto, dovreste guardarvelo. Il buon fratellino che ha vinto, Cody, prende il microfono e dice al fratellone che ha perso no, questo non sarà il tuo match di ritiro perché mi serve un favore. C'è un match di coppia da fare e io sono in questo match per i titoli di coppia e servirebbe un partner. E quindi chiedo a te di metterti in coppia con me. E alla fine gli dice: io non ho bisogno di un partner, non ho bisogno di un amico, ho bisogno del mio vecchio fratellone. E lì allora pianti e abbracci e a quanto pare accetta e quindi non si ritira, andrà avanti, magari si ritira se perderà nel match di coppia. Match che sarà contro gli Young Bucks. Esatto. A questo punto io chiedo a Pepino se gli è piaciuto il casino Battle Royale. No, no, nel senso no che non l'ho visto. Però so che si tratta di una Battle Royale. Abbiamo visto soltanto questi due match. Una Royal Rumble che tra l'altro... No, io ho visto anche il primo, Il primo. Regole diverse che entrano praticamente, ma avete detto, in 5 alla volta. Sì. 5 alla volta e poi l'ultimo entra per ultimo. Ultimi due. E che match hai visto? Ho visto il 3 contro 3, non ricordo i nomi. Il Sokol qualcosa. Ah, poi c'è, yes, una... Sì, poi c'è una cosa che mi ha detto. Io non ho visto niente a parte i due match che ho visto con Peppino. C'è una cosa che mi ha detto il buon Jack di aver visto, che io non ho ancora visto e guarderò. È che lì ha debuttato una grande lottatrice, Ozone Kong. Una mia vecchia conoscenza del tempo la sua vecchia fiamma. No, Awesome Kong, come giusto che sia, e non Karma. Karma. Sì, però non ho più l'età. Io non lo so, io non l'ho non vista. Non ha più l'età per amarti. No, non l'ho vista lì. Infatti sono curioso, mi sono fatto passare il video di questo pay-per-view perché voglio proprio vedermelo tutto e capire come sta diventando. Ah, quindi non avete speso $21 per acquistarlo? Lui? L'ha registrato e no, lo guardo a scrocco. No, l'ho guardato a scrocco anch'io.
Io non l'ho proprio guardato. Stavamo anche parlando riguardo le frecciatine fatte dalla WWE. Ecco, sì, forse stavamo parlando di quello. Stavano dicendo che c'era l'entrata di Cody Rhodes con un trono che ricordava moltissimo il trono di Triple H, alla quale poi il buon Cody Rhodes si è rifiutato di sedersi, sì, ma l'ha distrutto a martellate. E poi un'altra frecciatina WWE è stata l'entrata di nuovo Goldust, ma Dustin. Ma va bene Goldust. Va bene Goldust. L'altro è Stardust. Sì, ok. Di Goldust che durante la sua entrata ha fatto la classica posa alla Goldust, no? Appollaiato, seduto sullo stage, e poi è partito l'entrata. Queste sono delle piccole frecciatine che si lanciano tra federazioni. Secondo me potevano benissimo, sì, ma benissimo, vero, evitare. Vero, però vero. Poi lì non sapremo mai cosa sia successo tra appunto la famiglia Rose, esatto, e la WWE. Però se fa così, probabilmente non si sono lasciati bene. Secondo me c'è ancora qualcosa dell'American Dream proprio. Dusty Rhodes, è successo qualcosa lì. Immagino io, non so. Però il torneo, quello tag team, si fa tuttora? In memoria sì, di... Abbiamo anche... Lo fa perché l'ha istituito Triple H. Abbiamo anche visto... E quindi non capisco il senso. Alcuni nomi di alcune vecchie conoscenze. Dicevamo. Di Malenko. Sì, no, loro fanno parte del roster. Appunto, del roster. Allora, stavo dicendo, scusa, tu hai visto i Sokol Uncensored, Christopher Daniels e Frankie Kazarian, che è veramente dai tempi della TNA che non vedo più. Kazarian l'ho sentito. Soprattutto Christopher Daniels e Scorpio Sky hanno sconfitto The Strong Heart. Match da 8, minimo. Match da 8 minimo. Cima è Linder. Il problema è che non conoscendoli e non avendo una rivalità, non sai bene... Non c'è tanto tifo, era proprio wrestling allo stato puro. Così deve essere. Ho capito, però non tifavo una squadra. Se tifi uno te la godi di più, lo godi di più il match. Tifa uno quando vede dopo le prime battute, sa che ho capito, ma fai fatica, ho capito chi erano i face, ho capito chi erano gli heel. Però non è che è più bello così non capire. Intanto c'è stata una tombstone di Sting su e voi amici direte: ma come, Pepigno parla bene di qualcosa? Però per ogni cosa di cui parla bene ce n'è una altrettanta di cui parla male. E devo dire anche prego, io stavo cambiando il discorso ma ho tempo. Attenzione però, Sting vuole andare allo schieramento sul mio Samoggio. Parlo bene di questa, non è che abbia parlato male dell'NXT, No. È solo che l'NXT non l'ho mai vista. Era solo perché qua ho visto questi match, mi sono piaciuti. Se concludi, poi capisci il ragionamento che voglio fare. Vai, devi parlare ancora di Double or Nothing. Sì, adesso mi è scappato, però. Cioè, volevo dire che tutto sommato, per quello che ho visto, è stato un buon pay per view, ma non era chissà cosa, Era anche il primo pay per view. Era anche il primo pay per view. Il primo che ho visto è piaciuto di più di tanti pay per view WWE. Io ho preferito All In, sinceramente. Perché non l'ho visto. Dovrò andare a cercarmi anche adesso quello. E spendere altri soldi anche per All In. Lo scaricherò da qualche parte, ragazzi, perché se questi sono i livelli, se mi dite che All In è stato ancora meglio, cioè NXT, andrò a vedermelo, perché NXT. Però allora secondo me, Pepino, dovresti guardarti i takeover. Però sì, non insisto. Però se mi fai questi ragionamenti. E comunque, per quanto gli sia piaciuto Double or Nothing a Pepino, questa settimana c'è comunque qualcosa che lo ha schifato, ed è il titolo 24/7. Vedi che avevo ragione. Io mi ha schifato perché è un titolo senza senso, no, ma ragazzi, soprattutto è fatto malissimo, è bruttissimo, è esteticamente inguardabile, ragazzi. Allora, esteticamente è orrendo, è un titolo utilizzato semplicemente per dei siparietti comedy, sì. Attenzione al mio Samoggio, 1, 2, solo 2, come avrete tutti visto è diventato subito campione Titus O'Neil, il tempo di scendere dalla rampa
l'ha perso contro Robert Roode, il tempo di arrivare nel parcheggio l'ha perso da Art Roode. Sì, ma è giusto per accontentare questi qua, no? Così almeno hanno un titoletto anche loro, hanno il loro momento di... Sì, è il vecchio titolo hardcore di 15 anni fa. No, raga, no, va dai, l'hardcore... È... Però era così, era difeso 24/7. Ma però era più... Sezione Kurt Angle. Era più titolo, questo qua sinceramente non lo vedo come titolo. È più una gioppinata, sapendo che sono abituato a aver visto... Ma sì, ma va bene. Aver visto il 24/7 qua da noi in Italia, io... difeso contro perché... bambole gonfiabili. Uomini che vanno al cesso, si siedono sul water, si girano, non hanno più la cintura. Ah, ragazzi, cioè... Io penso che se c'era qualcosa che mancava, era comunque il pezzettino comedy. Ma per me piuttosto avrebbero potuto mettere veramente il titolo hardcore, facendo veramente la categoria hardcore e fare ma dei no, match hardcore. Cioè già no. Il titolo intercontinentale, il titolo degli Stati Uniti, li difendono ogni morte di Papa. Ho capito, ma fatelo di più. Almeno e mettete 24/7 titolo... ha questa regola che basta che ci sia un arbitro nelle vicinanze che cacchio, utilizzi il suo essere arbitro per schienare. Ah, guarda che te lo assicuro già sin d'ora che quel titolo qua lo vinceranno cani e porci. Chiunque lo vince. Cani e porci. Ma sì, ma è... Ma è giusto così. È giusto così, è la sua mansione. A terra sia Sting sia Samojo. Ma poi una cosa personale mia. A tutti voi fan... A tutti voi, popolo dell'universo WWE, dell'Abusive Universe, che seguite il nostro canale, siete, avete l'amicizia col canale, siete iscritti. Attenzione siete... a Kurt Angle. Ecco. No. Mi salvo. Se avete la mia amicizia e ci tenete ad averla e a non essere cancellati, fate il favore. Uno, non spoilerate quando ci sono i pay per view, e quella vabbè è regola sacrosanta. Due, non intromettetevi nelle mie live personali, al di fuori di tutto quello che c'entra con wrestling, a rompere i maroni con domande sempre inerenti al wrestling e sempre inerenti i soliti due personaggi. Vero Jenny? No, perché sei tu l'unico candidato a uscire dalla lista dei miei amici di Facebook. Te lo dico in maniera garbata, la prossima live che vieni e mi fai domande del genere, sei fuori e non ti voglio più come amico su Facebook. Ma quindi scusa se non ricominciate le live notturne, no, me la sono persa. È cominciata oggi la live pomeridiana, pomeridiana. Darà forse il via anche a quelle notturne. È iniziata la stagione. Però attenzione AJ Styles, che va per lo schieramento su Kurt Angle, il campione Styles olimpico. Styles Clash. E mentre gli altri due sono Stein fuori dal ring, dai che è il momento di portarsi Stein a casa un altro punto. Uno, due e tre. E si va a 9, ragazzi. Chi va piano, ecco, va sano e va lontano. E stavo dicendo... Neanche che... oggi 0 punti. Va bene, per finire il mio discorso, caro Jenny, siccome è una live che non riguarda noi tre, non riguarda gli Abusi, non riguarda il wrestling, c'è gente che ne ha piene le palle di sentir parlare di wrestling, perché quella gente che c'è in queste live non gliene può fregare nemmeno di parlare di wrestling. Quindi evitiamo tutte le volte di venire lì e farmi fare le stesse domande. Soprattutto su 10 minuti di live che avrò fatto, era una live anche politica, perché stavamo commentando l'esito politico delle elezioni qua del nostro sindaco. Quindi sto parlando del nostro sindaco e tu... su 10 minuti di live avrei fatto una trentina di domande. Ma scusa, ma non potevi dirgli no, perché io non Jenny venivo... non rispondo alle domande, no, non farmele, non me le ha lette, perché non me le ha lette, perché sapeva, non lo sapeva. Chi le legge ormai sa, e tutte le volte che vede quelle lì non mi legge i commenti. L'ho visto io dopo, quando sono andato a rivedere la live, che continuava a commentare. Allora mi rispondi, allora mi dai una risposta, allora sì o no, allora... Ma io poi la risposta, dico, aspetta, la risposta era, la domanda era, vuole sapere se facciamo o no un CDA per lo show degli arabi, lo facciamo o no, accontentiamolo, diamo una risposta, se no rompe le balle. Di solito lo facciamo, ecco, stavolta lo facciamo o no, però boh, non si sa ancora. Ma ancora non sappiamo, e se vuoi saperlo aspetta che te lo diremo qua su questi canali, noi tre, tutti tre,
perché non te lo dirò di sicuro io da solo in una mia live, perché non prendo iniziativa se non lo decidono loro. Quindi le cose quando sono ufficiali le diciamo noi tre insieme, o su Facebook o su questo canale, o non io da solo nelle mie live del cazzo che vengo a prendere decisioni a dire facciamo questo. Sì, poi io mi sento solo di dire al buon Jenny e a chi per lui, a tutti, che c'è un tempo e un luogo per tutto. Quando facciamo noi le live, chiedeteci se prendi, cioè, se quando, farà il, voi fatevi, quando facciamo fatevi... le live, noi non vi collegate mai, non avete mai domande serie da fare, non avete mai un cazzo da dire. Faccio le live io per i cazzi miei, rompo dei coglioni di Undertaker e Goldberg e mandate. E con un velato tono polemico finale, no, che ci sta. No, veramente vi tolgo dagli amici che... e vi lascio solo nella parte abusi, perché se no non si può andare avanti così. 21-9-4-0. Vabbè. Io ho la matrioska e tu hai il boomerang. Non ve lo dico. Quindi ragazzi, per oggi è veramente tutto. Io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se vi non l'avete ancora fatto. Instagram, Telegram, Facebook e Twitter degli Abusive, che non sono i social di Peppino. E soprattutto tu ricorda di domenica. Si è già dimenticato. No, domenica ci sarà la puntata 1. O la puntata, come dice lui, 2, però per me è l'1 di GM Mode, seconda GM stagione Mode. Di SmackDown vs Raw 2008, stagione, dove ci sarà la scelta dei roster, ed è come sempre la mia puntata preferita. E non vi hanno ancora spiegato come sarà la scelta dei roster. Esatto, lo spiegheremo. Dovete seguirci domenica. Quindi per oggi è tutto, dall'Artevice Jack, lo specialista Michel. Io volevo anche ricordare un'altra cosa che non ricordo più, di sostenere il wrestling italiano, che abbiamo tanto bisogno, e se vogliamo arrivare ai livelli dell'All Elite ce n'è di strada da fare, quindi ce n'è di sangue da perdere. Sosteneteci, sosteneteci. E comunque volevo fare un altro complimento alla All Elite, perché comunque la scenografia e tutto il resto mi è piaciuta, tanta roba. L'unica pecca che faccio io tra il ring e la balaustra. Veramente poco spazio. Sì, e poi insegnate il cameraman a pulire le telecamere. Esatto. E anche a pulire bene il ring. No, quello l'hanno pulito bene. E soprattutto l'arbitro deve mettere i guanti quando c'è il sangue. Esatto. Per oggi è tutto, dall'Artevice c'è Jack. Di nuovo dallo specialista Michele. Ma di nuovo. Abbiamo già fatto quel pezzo qua. E per la prima però volta, non l'ha detto l'eremita. All'eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli. All Elite.